Iniziamo con un'ottima barbabietola. Guardate quanto è bella. Allora, prepariamo un estratto con barbabietola, ananas, pera e zenzero e sarà buonissima. Allora, della barbabietola potete utilizzare in realtà tutto, ma per fare l'estratto o il succo vi suggerisco di usare solo il tubero, quindi di tagliare sia la parte dell'estremità del gambo e questa proprio delle radici. L'ho tutta bella lavata, già con la spazzoletta gli ho levato la terra. Quindi andiamo soltanto a levare la parte delle radici, così. Poi andiamola a tagliare bene perché sennò l'estrattore poi magari si può rompere. Quindi tagliate sempre pezzettini piccoli, soprattutto della verdura molto dura e fibrosa. La barbabietola, ragazzi, fa benissimo ed è buonissima. Ci potete fare tutto, poi ve la potete bere, la potete cuocere a vapore, mangiare soltanto così condita con olio e sale, la potete saltare in padella con le spezie, ci fate un sacco di cose e soprattutto è ricca di antiossidanti e attacca i radicali liberi. Sentite, fa un po' di rumore, eh? Quindi fate ancora tocchetti più piccoli. Guardate che meraviglia di succo. Ora ci aggiungiamo l'ananas. Brucia i grassi, sì, si sa, fa benissimo, però è anche molto bello da vedere sia come decoro, ma soprattutto è molto salutare berselo. Ok? E ora la pera. Quindi tagliamo le parti estreme. Tagliamo anche questa a metà. I semi ce li potete mettere perché ci fanno benissimo. I semi della frutta sono ricchissimi di vitamine e fanno benissimo, soprattutto anche quelli del pompelmo che abbiamo utilizzato stamattina per prepararci l'acqua aromatizzata, sono un ottimo anti-influenzale. Lo so, sono molto molto amari, però fanno benissimo, quindi se anche quelli li mettete nell'estrattore vi fanno un gran bene. Pera. Per renderla anche un pochino più dolce. Se non avete la pera, però avete le barbabietole, posso anche suggerirvi di cambiare la pera con la mela, però così è ancora più dolce. Ok? E poi lo zenzero, come sempre, che io lo metto sempre, lo zenzero. Ok? Io abbondo sempre di zenzero, ne metto anche un bel pezzo, leviamo la buccia così. Solo questa parte qua, un pezzo di buccia. Anche lo zenzero è parecchio filamentoso, vi suggerisco di farne a tocchettini più piccolini per evitare che l'estrattore poi si blocchi. Ci siamo. Che colore meraviglioso! Ti credo che la frutta rossa è antiossidante. Bene, aggiungo un altro po' di ananas per ammorbidire giusto un po' la densità della barbabietola. Sono proprio curiosa di sentire il vostro giudizio su questo estratto. Bene, qui abbiamo finito. Prendiamo, chiudiamo qui lo sportellino, sennò io mi dimentico sempre. Esce tutto fuori. Ragazzi, che cosa meravigliosa! Anche se la mattina andate per uno e vi dovete alzare presto, prendetevi 5 minuti ci vuole per farvi un estratto così. 5. E il risultato, ragazzi, ve lo portate avanti per tutta la giornata e ogni giorno fate qualcosa per voi, prendetevi cura di voi stessi.